fare un video, a dire la verità non è che sia proprio nel mood esatto, però dato che appunto non devo perdere tempo assolutamente, quindi appena ho un buco cerco sempre di filmare. Oggi ci tenevo a parlarvi di questo planner che ho deciso di praticamente utilizzare da inizio aprile. Praticamente Passion Planner è un sito che ho scoperto tramite una ragazza, penso, cioè so che vive in America, però non so bene, penso che sia di origini cinesi, no? Praticamente ho scoperto questo sito, vende appunto queste agende qui che possono avere ovviamente le varie date, insomma, per tutto l'anno, per tutto il 2017-2018, oppure appunto sono addirittura vuote e volendo, insomma, possiamo impostare noi come vogliamo. Mi piace tantissimo questo planner, quindi penso che per l'anno prossimo mi comprerò praticamente la versione originale, ma la cosa bella di questo appunto sito è che volendo noi possiamo stamparci in formato PDF, far rilegare praticamente l'agenda e provarla. Penso che sia una cosa molto utile, soprattutto perché è un'agenda, diciamo, che non costa poco. Il formato A4, che è quello grosso, costa 30 dollari più le spese di spedizione, che se non mi sbaglio sono circa sui 6 dollari e secondo me è tantissimo. Ovviamente la versione più piccina, che penso sia la A5, la metà di un foglio da A4, costa 25 dollari, quindi comunque è un costo abbastanza elevato. Praticamente l'ho stampata fronte e retro e l'ho fatta rilegare in fotocopisteria, dove di solito vado a far stampare i libri piuttosto che le slide. Ho il formato A4 e ahia, ed erano 167 pagine. Contate che questo è praticamente lo spessore. È forse quanto una specie di dispensina dell'università. Mi rendo conto che non è comodissimo, però l'anno prossimo molto probabilmente lo prendo appunto con la data effettiva proprio del 2019, così ce l'ho già compilata, eccetera, e non devo mettere io i numeri. E penso che mi prenderò però la versione grossa. Questo planner in particolare mi ha colpito tantissimo per come è strutturato. C'è una visione mensile e c'è una visione ovviamente settimanale. La visione settimanale è quella che mi piace di più, anche perché è suddivisa proprio per ore anche. E niente, insomma, ci tenevo a condividerlo con voi. Già chi mi segue su Instagram sicuramente avrà visto che ho messo tipo una marea di stories, vi ho rotto le balle per questa agenda. E volevo farvi vedere un pochettino io come l'avevo organizzata e insomma pianificata. Tengo a precisare che Passion Planner ci tiene tantissimo all'organizzazione e soprattutto a inizio pagina vi mette proprio praticamente di questi specie, loro li chiamano change gamer, una roba del genere, game changer, scusatemi, game changer, che praticamente è come se fosse una specie di mappa concettuale che tu fai ogni anno, cioè che tu fai praticamente a inizio anno, a metà anno e anche a fine anno, in cui praticamente puoi effettivamente pianificare, mettere dei piccoli goals della tua vita. Questa secondo me è una cosa che riprende tantissimo il bullet journal. Infatti mi piace tantissimo questo mix, uno perché io non ho praticamente più tempo per il bullet journal e quindi ultimamente lo lasciavo veramente molto perdere e infatti ho deciso che il mio bullet, tra virgolette, sarà qua. Cioè all'interno appunto di questo planner. Ovviamente questo lo organizzerò solamente per lo studio, anche perché comunque continuo comunque ad avere la mia agenda principale, che rimane questa qui della Moleskine. Mi piace tantissimo questa combo Moleskine barra bullet journal e davvero vi consiglio tantissimo di provarla. Volevo farvi vedere l'interno com'era effettivamente, da farvi anche una panoramica generale. Allora, ci tenevo a farvi appunto vedere il planner e si presenta così. Ovviamente io l'ho già abbellito, ho messo questo qui, che è una specie di sticker che proviene dalla mia agenda sempre della Moleskine piccina di Snoopy, e come potete vedere questo qui è il loro logo, è stata rilegata così, ho fatto una rilegatura molto a spirale, adesso vi spiegherò anche perché. Allora, inizio qui all'angolo, praticamente ho deciso di mettere il color code così da non sbagliarmi quando sottolineo e evidenzio le cose. La parte iniziale ovviamente è molto ma molto molto simile a quella del, come si chiama? A quella della Moleskine. Qua, insomma, addirittura vi permette di già iniziare a mettere qualche goals. Leggetela questa parte perché secondo me è molto molto utile. Questa qui è appunto la Your Passion Roadmap, è una specie di tipo mappa concettuale che voi potete fare. E potete farla anche più avanti, insomma, c'è la possibilità di abbellirla in molto stile bullet journal. Qua vi spiega un pochino come
praticamente funziona questo roadmap piuttosto che come organizzare la settimana. Questo qui è praticamente il calendario. Io effettivamente utilizzo questo e vabbè, anche in un futuro, il 2019, a dire la verità, qua l'avevo sottolineato perché avevo sbagliato. Credevo fosse il 2018, invece alla fine era questa parte, ma fa niente. Praticamente ho iniziato ovviamente dal mese di aprile, vi faccio vedere però un mese che non ho pasticciato, così da farvi rendere conto effettivamente, più o meno, cioè non ho pasticciato. Questa è la visione mensile, è molto carina perché appunto qua c'è scritto This Month Focus, che è molto utile per ovviamente, insomma, se volete raggiungere determinati obiettivi, esami, tirocinio nel mio caso piuttosto che altro, persone da vedere, posti dove andare e il not to do list, che secondo me è una cosa anche molto simpatica, personal project e work project. È sempre fatta tutta così. La tabellina è molto utile perché voi basta che mettete i numeri che corrispondono ovviamente ai giorni ed è veramente super utile. Io trovo che questo forse è uno dei planner migliori che io abbia mai visto perché come potete vedere è già tutto pronto. Voi dovete solamente in questo caso mettere le date perché io l'avevo scelta senza data. La parte ancora più figa è che a fine mese c'è questa parte qui, Monthly Reflection, in cui praticamente dovete scrivere un attimino, se avete voglia, insomma, se avete tempo, rispondere appunto a queste domande e scrivere un pochettino come vi è andato il mese. E secondo me è molto molto carino, fa molto gratitude page del bullet journal e questa cosa a me piace tantissimo. Ovviamente, vabbè, questo è il mese di giugno, io ho suddiviso qui per mesi, come potete vedere, e da qua mi parte tutta la settimana. Vi faccio vedere sempre una pagina vuota. Allora, vabbè, qua ho deciso di mettere in questo buco il habit tracker. Qua ho organizzato appunto la mia settimana, che mi piace tantissimo, insomma, ho tanto spazio per poter scrivere. E vi faccio vedere una pagina vuota così da farvi vedere effettivamente com'è. Qua si mette appunto il mese, il focus della settimana, le cose positive che appunto ti sono accadute e ovviamente qua c'è sempre una citazione che secondo me è veramente molto molto carina come cosa, che vi porta appunto avanti per ogni settimana, cioè ogni settimana avete una citazione nuova. Le settimane sono appunto suddivise così, vi faccio una panoramica generale e come potete vedere è tutto organizzato in ore. L'ultima ora sono le 10:30. Io quando avrò i turni di notte in tirocinio sarà un casino, però mi basta aggiungere ovviamente un post-it come ho fatto in questa pagina qui precedente, fatta così e la inserisco, non è un problema. Qua c'è di nuovo appunto le cose da fare personali oppure il lavoro, cose del genere, e qua c'è sempre lo spazio fatto così per mettere quello che volete. Io nella prima settimana ci avevo messo appunto il habit tracker del mese e invece qua ci metto un'altra roadmap che ho intenzione di fare in questi giorni. A metà mese, come potete vedere, se scorrete in avanti, c'è sempre un altro mid-year passion roadmap fatta così, che potete, volendo la potete fare, io l'avevo segnata, mi ricordavo. E niente, ed è tutta strutturata ovviamente così. Mi piace davvero tantissimo. Niente, quindi questa qui era la visione appunto del mio nuovo planner. Ci tenevo appunto a condividerlo con voi perché penso che per chi studia, ma anche per chi lavora, e magari ha ogni giorno determinati appuntamenti anche a lungo termine e magari non avete tempo, insomma, di organizzare un bullet journal perché comunque ci impiega sicuramente tempo, anche voglia di mettervi lì a fare tutti i ghirigori, a fare tutte le scritte, eccetera. Questo penso che sia un giusto compromesso tra una Moleskine e un bullet journal. E appunto ho deciso di utilizzarle esclusivamente per l'università. Mi rendo conto che è un po' un malloppo da portare in giro, però sinceramente il fatto che l'ho fotocopiata così già insomma, mi pesa comunque sicuramente molto, ma molto meno. Vorrei vedere effettivamente, toccare con mano com'è la versione vera, effettiva, però purtroppo non ha senso che io ormai ha già anno inoltrato mi prenda appunto
l'agenda per quest'anno, anche perché diciamo che ormai siamo praticamente in procinto per finire l'anno, quindi non ha veramente senso. Quindi io spero che appunto questo video vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se già conoscevate questo brand, Fashion Planner. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, soprattutto se vi è stato utile, lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Sapete che dico sempre queste cose solo per burocrazia. Vi lascio appunto sempre nell'info box gli altri link dei miei due profili di Instagram, Carol Smile e My Journey into Nursing, piuttosto che appunto anche il link del mio sito web / blog che ho deciso appunto di rilanciare. Io vi mando tanti baci e noi ci vediamo al prossimo video. Cheers!